Eccoci qua ragazzi, quattro assi, mazzo di carte che andiamo a mescolare e invitiamo lo spettatore a darci uno stop dove lui vuole. Mettiamo caso ci dica stop qua, una di queste, questa, benissimo, la lasciamo coperta. Mostriamo che non abbiamo altre carte di faccia e prendiamo i nostri quattro assi. Ora, attenzione, prendiamo l'asso di quadri e lo andiamo a perdere magicamente nel mazzo, così. Abbiamo quindi 1, 2, 3 e niente più. L'asso di picche. Anche questo, piccolo gesto, è perso pure questo. E niente più. Infine l'asso di fiori. Molto semplicemente viene perso. L'ultimo lo perdiamo con un semplice taglio di mazzo. Basterà fare un piccolo gesto e mostrare come gli assi hanno catturato tre carte. 1, 2 e 3. E sono esattamente 3 8. Perché? Perché la carta selezionata dallo spettatore altri non è che un 8. Che dirvi, ragazzi, è un effetto che io conoscevo. Non in questa versione, ma già la facevo quotidianamente durante le mie performance, c'è pure qualche video così. Però questa versione è molto più intelligente a mio parere, e poi i gusti sono gusti. Andiamo a vederne il tutorial. Allora, 4-8 in cima al mazzo. Faccio miscuglio. Swing cut, break. Lasciamo cadere tutte le carte al break, cercando di avere un movimento naturale e portando lo stop dello spettatore su quelle quarto, le quattro centrali che sono i nostri 4-8. Quindi una volta che c'è lo stop ci possiamo divertire se sceglie fra queste due, fra queste due, insomma lasciamo che sia lui stesso a indicarci la carta. Mettiamo caso questa, la lasciamo, chiudiamo il mazzetto fra le mani e lo buttiamo in cima a quello che già era sul tavolo. Quindi mostriamo i quattro assi e facciamo una pinky a tre carte, 1, 2 e 3. Ok, quindi mostriamo i quattro assi, diremo che l'asso di cuori sparirà in maniera invisibile nel mazzo. Quindi abbiamo 1, abbiamo 2 e abbiamo 3. Perché è sparito? Perché l'abbiamo messo, fatta la pinky a tre carte, quando carichiamo, carichiamo con le tre carte sottostanti. Quindi basterà portare quindi il primo asso sotto, poggiare tutto il resto sopra e va da sé che il primo per lo spettatore è perso, ma in realtà già si trova sotto un primo 8. Richiudiamo tenendo il break gli altri due 8, sempre al mignolo, poggiamo sopra i tre assi e ancora una volta via con il primo e tutto il resto sopra. Un altro gesto magico, mostriamo i due assi facce in alto e mostriamo aprendo solo questa volta una sulla carta. Che rimettiamo al break, ancora una volta i due assi in cima, chiudiamo e voilà, anche l'ultimo è sparito. In realtà abbiamo questa situazione qua. Quindi basterà portare sotto la prima porzione di mazzo, fatela con un swing cut come pare, insomma, fare un piccolo gesto, riaprire e mostrare come i quattro assi hanno catturato tre carte. Sarà un 8 di cuori. Oh, un 8 di quadri, oh, un 8 di picche, questo dovrebbe indicarci che la carta indicata allo spettatore è un 8. La giriamo e mostriamo l'8. E questa era la routine, ragazzi. Nulla di difficoltoso, molto interessante. Come sempre, divertiamoci con la magia. Ciao!